come dici sempre tu, Giacomo, andiamo senza indugio a collegarci con Verona Fiere per la 14ª edizione di Progetto Fuoco. 550 le aziende espositrici, di cui 200 provenienti da 35 paesi esteri. L'inaugurazione, il taglio del nastro, fra pochi minuti alle 11. Marina Zerma, a te. Sì, sono qui con il direttore commerciale di Verona Fiere, Raul Barbieri, benvenuto. Una mostra, una fiera che parte tra pochissimo alle 11, l'inaugurazione ufficiale. Di cosa stiamo parlando come area espositiva? Beh, stiamo parlando di riscaldamento a legna e pellet, quindi praticamente utilizzo delle biomasse, valorizzazione energetica della biomassa legnosa, ossia del legno e di tutti i suoi derivati, il pellet, il cippato e quindi tutti questi prodotti che oltre a fini edili servono anche a fini energetici. 550 espositori che vengono anche da tutto il mondo. Sì, gli espositori e anche i visitatori soprattutto provengono da tutto il mondo, in particolare dall'Europa continentale. E la maggior parte delle aziende più importanti sono comunque italiane, perché a Verona, a Vicenza e nel Pordenonese ci sono i distretti produttivi principali. Dobbiamo pensare che il 75% delle stufe vendute nel mondo sono prodotte in Italia. Che giro d'affari rappresenta questa innovazione attenta all'ambiente e alla sostenibilità? Beh, questo è un comparto, come ho detto prima, fortemente made in Italy, che ha un giro d'affari di 4 miliardi, che occupa 72.000 addetti, quindi un comparto significativo della nostra economia, che magari non ha la ribalta e la conoscenza che meriterebbe, e lo scopo di Progetto Fuoco è anche questo, di dare visibilità a questo comparto. Si parla di sostenibilità e di innovazione, nel senso che sostenibilità, poiché andiamo a fare valorizzazione energetica attraverso una risorsa rinnovabile, che è il legno, e innovazione, perché la combustione di qualsiasi materiale, del legno in particolare, comporta emissioni in atmosfera, e questo settore ha saputo dimostrare che attraverso l'innovazione e il turnover tecnologico ha saputo contenere la quantità di emissioni, e quindi possiamo dire di poter mettere sul mercato dei prodotti che utilizzano una risorsa combustibile rinnovabile con limitate emissioni in atmosfera. Parliamo del pellet, degli scarti del legno, che sono tornati competitivi? Sì, in un periodo come quello che ha attraversato il 2022-2023, di caro bollette, di costo dell'energia e di difficoltà di reperimento delle risorse energetiche, c'è stato un ritorno o comunque un interesse, un cresciuto interesse verso il mondo della biomassa e del pellet in particolare, che è particolarmente adatto per gli utilizzi domestici. Ora dobbiamo dire che anche questo settore ha sofferto di qualche speculazione, di qualche mancanza di materia prima, e quindi la crescita che ci sarebbe potuta stare non è stata così forte. E Progetto Fuoco serve anche a questo, a ridare impulso, vigore ed energia dal punto di vista commerciale a questo tutto sommato gigante sconosciuto. Grazie, la lasciamo andare per l'inaugurazione. Grazie Raul Barbieri per essere stato con noi, arrivederci. Grazie a voi, grazie, arrivederci. Qui alle nostre spalle, in questo momento, nel padiglione 6 si sta tenendo l'inaugurazione di Progetto Fuoco. Noi prima però ci siamo recati al padiglione 7, dove c'è l'Innovation Village, e là abbiamo trovato una realtà tra le altre che si chiama Inest. Qui abbiamo Luca Fabri, che è il General Manager, benvenuto. Grazie. Di cosa si tratta? Che cos'è Inest? Inest è un progetto finanziato nell'ambito di un avviso del Ministero dell'Università e della Ricerca per la creazione appunto di un ecosistema dell'innovazione. Qual è la nostra caratteristica? Siamo l'ecosistema dell'innovazione del Triveneto, che vuol dire che al nostro interno ci sono tutti gli atenei del Triveneto che partecipano a questo grande progetto che vale 110 milioni. 110 milioni che sono per 50 milioni destinati alla ricerca su 9 temi strategici per tutto il Triveneto. Quali sono questi temi? Tutti. Alcuni. Allora, i più importanti, cioè non i più importanti, per esempio quello più collegato, se vogliamo, a questa fiera è quello dell'ambiente montano, che è gestito dall'Università di Bolzano. Oppure abbiamo quello del turismo, dell'industria creativa, che è collegato all'Università Ca' Foscari di Venezia.
Oppure abbiamo quello dedicato allo Smart Agri-Food, che è dedicato, gestito dall'Università di Verona. Oppure c'è quello gestito dall'Università di Padova, che è dedicato agli ambienti di vita, piuttosto che quello dedicato all'architettura, alla gestione degli ambienti delle città, del progetto delle città, che è gestito dall'Università IUA, piuttosto che un altro SPOC che... Non citiamoli tutti, esatto. quello che volevo capire, riuscite a far lavorare insieme le università, create questo collegamento che non è poco con molti, moltissimi ricercatori? Allora, ogni SPOC è gestito da un Ateneo, ma all'interno di questo gruppo, dello SPOC, ci sono tutti i ricercatori di tutti gli Atenei che erano interessati a quei temi. Quindi gli Atenei devono lavorare insieme per forza, perché devono fare sinergia. E attraverso questo progetto sono stati reclutati più di 300 giovani ricercatori, tra assegnisti, dottorandi, nelle varie forme. In totale siamo 700 persone. E questo grazie anche a PNRR, stiamo parlando di 110 milioni più o meno. Esatto, esatto, stiamo parlando di 110 milioni, dei quali, come dicevo, 50 sono destinati alle attività di ricerca di questi SPOC, 43 invece sono destinati a bandi per le imprese e quindi vengono distribuiti alle imprese. E c'è anche un interesse per il mezzogiorno, se non sbaglio. Esatto, di questi 43 milioni per i bandi, il 40% è destinato al mezzogiorno. Allora, quali sono le aree di interesse maggiormente emergenti in questo momento? Siamo qui a Progetto Fuoco, si parla di sostenibilità, di impatto sull'ambiente. Su che cosa bisogna lavorare adesso? Allora, noi siamo qui intanto per raccontare l'ecosistema. Nei prossimi giorni avremo qui anche l'Università di Bolzano, perché l'utilizzo di questo tipo di prodotti è ovviamente molto legato anche al territorio. Avremo l'Università di Ca' Foscari, che ho citato anche prima, perché anche loro sono molto interessati agli aspetti del business e in parte anche quelli tecnici, ma soprattutto il business. Avremo anche l'Università di Verona, perché anche il riutilizzo di molti prodotti che vengono dal mondo agricolo, dal mondo della produzione, potrebbe essere ottimizzato verso questo mondo. Quindi alcuni degli Atenei sono stati selezionati, si sono offerti di essere presenti qui per raccontare quello che stanno facendo. Poi il resto, c'è il living, ci sono i modelli matematici, copriamo tutto il Triveneto. Possiamo dire che grazie a questi fondi del PNRR tanti ricercatori che adesso stanno lavorando su questi progetti sono rimasti in Italia? Direi di sì, anzi ne sono arrivati anche molti dall'estero, ma soprattutto questa è un'occasione sia per avvicinare i ricercatori al mondo, alle vere tematiche del territorio, e l'altra anche, secondo me, è il nuovo modo con il quale il mondo accademico si sta interfacciando con le tematiche del territorio, perché bisogna dare una ricaduta all'industria, alle imprese, facendo valore da quello che ci stanno dando dal PNRR. Io ringrazio Luca Fabbri, per General Manager di Inest, per essere stato con noi, e qui dalla Fiera di Verona è tutto, restituisco la linea.